C'è una bellissima piazza trasversale, direi, trasversale ai partiti politici, alle classi sociali, alle provenienze. È una piazza che chiede a gran voce al presidente Draghi di continuare a restare presidente del Consiglio, perché i mesi che ci aspettano sono dei mesi difficili e duri, che vogliono vedere una persona quale Draghi, che è la persona più autorevole che abbiamo di fronte al mondo, a continuare a fare il suo mestiere nonostante la folle decisione del Movimento 5 Stelle di staccarsi, di togliere la fiducia politica al governo. L'importante è che ci sia la fiducia la più larga possibile al presidente Draghi, che già nei numeri ha la fiducia, però è chiaro che se ci fosse un'ulteriore scissione da parte, diciamo, di coloro che non si riconoscono nella linea di Conte, sarebbe, penso, molto utile. Non penso che sia dirimente, non penso che sia fondamentale, penso che sia molto più importante il movimento dal basso che è nato a sostegno del presidente Draghi, i sindaci che hanno firmato l'appello affinché lui restasse, queste persone in piazza, in quattro città d'Italia, le associazioni di categoria che continuano a difendere l'operato di Draghi, tutte le testate di stima che il presidente avrà ricevuto in questi giorni. Quindi è chiaro che poi servono i numeri in Parlamento, certo. Però i numeri già ci sono, se ci fossero dei deputati in più rispetto a quelli che ci sono adesso, meglio ancora. Diciamo che la scissione che noi abbiamo fatto come Italia Viva da Primo Democratico era una scissione basata su determinate idee politiche, delle idee di un centro-sinistra liberal-democratico, lo abbiamo fatto, diciamo, ci siamo presi tantissime critiche a riguardo e siamo convinti di quello che abbiamo fatto. La scissione di Di Maio non ci riguarda e non vogliamo commentarla in questo senso.